166. Il Teotimo, San Francesco di Sales, 6. Allorché dunque si vede una persona avere nell'orazione ratti, nei quali esce di sé e sale sopra di sé in Dio, eppure non avere estasi nella sua vita, ossia non menare vita elevata e aderente a Dio mediante l'annegazione delle compiacenze mondane e la mortificazione delle sue voglie e inclinazioni naturali, mediante interiore dolcezza, semplicità, umiltà, e soprattutto mediante una continua carità. Credimi, o Teotimo, tutti i suoi ratti sono grandemente dubbi e pericolosi. Sono di una specie atta a far ammirare gli uomini, ma non a santificarli. Infatti, che vantaggio può avere un'anima dall'essere nell'orazione rapita in Dio se nella vita ordinaria è rapita da bassi e naturali affetti terreni? Levarsi sopra di sé nell'orazione e andare sotto di sé nella vita e nelle opere, essere vangelo nella meditazione e bestia nella condotta, e zoppicare da due parti, e giurare in Dio e giurare in Melcom. È insomma un vero contrassegno che tali ratti ed estasi sono mere illusioni e frodi dello spirito maligno. Commento. Francesco di Sales, 1567-1622, vescovo cattolico francese, figlio primogenito del signore di Boissy, nobile di antica famiglia savoiarda, si dedicò soprattutto alla predicazione, prediligendo il metodo del dialogo. Inventò i cosiddetti manifesti, che permettevano di raggiungere anche i fedeli più lontani. Francesco di Sales è un tipico esempio di chi ha raggiunto la sua elevata evoluzione attraverso una religione.